Ciao a tutti e benvenuti al Teatro Verdi di Pisa per l'inizio della Trilogia Popolare, un grandissimo progetto che vede realizzarsi l'intera trilogia di Verdi, Traviata, Rigoletto e Trovatore, in sole 3 settimane. È una grande sfida che abbiamo accettato con gioia, anzi che abbiamo promosso veramente con gioia e che ora voi vedrete in streaming. Traviata, amore e morte. Questo era il titolo originale per l'opera di Giuseppe Verdi. Un titolo imposto dalla severissima e intransigente censura veneziana. Traviata è soprattutto una storia di violenza, di sopraffazione, di vittime e cinici carnefici. Verdi, ovviamente, sceglie di stare dalla parte della vittima, cioè Violetta Valéry. Alphonsine Duplessis, avviata alla prostituzione dal padre quando ancora era una bambina, appena 14enne, e la morte la colse a 23 anni. Alphonsine, conosciuta da Alexandre Dumas figlio, era una famosa demi-mondaine parigina del primo 800. Nel dramma La Dame aux Camélias assunse il nome di Margherita Gautier, mentre nella riduzione operistica di Piave fu definitivamente Violetta Valéry. Una demi-mondaine, una prostituta, una escort, come si dice oggi nel termine politically correct, non esattamente. Le demi-mondaine a Parigi erano molto, molto venerate, onorate dalla società parigina, venivano trattate né più né meno di una principessa, pur esercitando il mestiere più antico del mondo. Verdi vide probabilmente il dramma di Dumas al Théâtre du Vaudeville di Parigi nel 1852 e ne restò folgorato. Quale migliore occasione per legare finalmente un soggetto all'attualità e dare una sferzata alla cinica morale dei ben pensanti? Vi furono, anche in questo caso dei ve veri e serissimi problemi con la censura. La censura si accanì soprattutto per il soggetto scabroso e per i riferimenti religiosi presenti nel libretto, ma il problema più grosso, nel vero senso della parola, fu la debordante presenza della prima grande Violetta, cioè la prima interprete, tisica sì, ma decisamente troppo grassa, il soprano Fanny Salvini Donatelli. Una recensione dell'epoca scrisse che l'agonia della pingue Donatelli, obbligata a morire nella piena opulenza della sua persona, sollevò l'ilarità della platea e provocò la catastrofe. Un caso quindi clamoroso di body shaming, come si dice oggi. Nonostante ciò, dopo la catastrofica prima esecuzione, Traviata ebbe poi dei trionfi successivi ed oggi è l'opera più amata e rappresentata di Giuseppe Verdi. A voi il primo atto. Thank you.
Tra voi saprò di me.
Misterioso
spalle. Benissimo, parto! No, Giuseppe! Prendete questo fiore! Perché? Per riportarlo! Quando? Quando sarà appassito! Sai, domani! E poi, domani! Io sono, io son felice! Thank you.
Sempre libera de Gio, una giovane prostituta che pensa solo a divertirsi a folleggiare nella Parigi del 1853. Pensate che scandalo che dovette rappresentare questo momento. Esiste una bellissima descrizione di Margherita Gautier nel dramma La Dame aux Camélias di Dumas, adesso ve la leggo immediatamente. Era impossibile trovare una bellezza più affascinante di quella di Marguerite. Mettete in un ovale di indicibile grazia due occhi neri ornati da sopracciglia dall'arco così puro da sembrare disegnato, velate quegli occhi di lunghe ciglia che abbassandosi ombreggino le guance rosate, tracciate un naso sottile, diritto, spirituale, con le narici leggermente dilatate da un anelito di vita sensuale, disegnate una bocca regolare, le cui labbra si schiudono dolcemente su denti bianchi come il latte, colorite la pelle col tono vellutato che avvolge le pesche non ancora sfiorate da alcuna mano, e avrete l'immagine di quella testa deliziosa. Come potesse quella vita intensa lasciare intatta sul viso di Marguerite quell'espressione verginale, quasi infantile, che lo caratterizzava, è una cosa che dobbiamo accontentarci di constatare senza poterla comprendere. Queste sono le sembianze della Signora delle Camelie revocate da Dumas, un'immortale figura, Alphonsine Duplessis, che diventa Margherita, che a sua volta diventa Violetta Valéry nella sua incarnazione musicale. A voi il secondo atto di Traviata. Io vivo quasi in cielo,
Luise. O la mia signora! Perché? Per Lenore Cavalletto che quanto ancor possiede. Ma sento! Lo spegne grande a vivere qui solenne. E tacevi? Mi fu il silenzio imposto. Imposto? Porfa bisogna! E Luigi! Torvanne, andrò a Parigi. Questo colloquio non sappia la signora e tutta volta ripara nel corpo. Gella Valerie. E son io. Alfredo il padre me vedete. Se dell'incauto che a ruina corre ammaliato da voi. Perché m'accusa? Io non esito.
Thank you.
e sarà l'or. Pensate che voi non avvasano il più so abbia feti, poi me al cielo non furono.
Oh,
silenzio va all'istante. Che fai? Nulla. Scrivevi? Sì, no. Col turbamento, ma chi scrivevi? A te. Dammi del foglio. Ma per ora. Mi perdona, sono preoccupato. Forse mio padre. Lo vedeste? Ma no, severo scritto mi lasciava. Però l'attendo, troverai il verdi. Che qui non mi sorprenda, lascia che m'allontani. Tu la colpa, e te sono, getterò. Forse d'ogni avere ad affrettar la partita, ma Nina lo impedirà. Alcune nel giardino, chi è là? Il signor Germain. Sono io. Una dama da un cocchio per voi di qua non lunge mi diede questo scritto. Di Violetta. Che son io commosso? A raggiungerla forse ella m'invita. Io tremo, o sai, coraggio! Alfredo,
al giungervi di questo foglio.
servi divorra miei il petto. Mi lasciate, e lasciarti la vendetta. A mia luce, partiamo, a fretta. A poco fa, ascolti tu, come quella cana. Passato, l'amor che m'hai mutato, sa tutto perdona. Vedi i tuoi cari giorni, non me li vedi ancora. A chi pena finora, dal gioia non negar. Un padre d'una suora, la fretta consolare. Un padre d'una suora, fretta consolare. No, no, non traere improveri, opriandovi ho il passato. Amor sa tutto perdonar. Un padre e una sola, a fretta consolare, a fretta, a fretta, a consolare. Oh, sì, a fretta consolare. Vieni, ta fretta consolare. Un padre una sola, sì, ta fretta, sì, ta fretta, sì, ta fretta consolare. Un padre una sola, sì, ta fretta, sì, ta fretta. Thank you.
Thank you.
fermate qui, il vedete? Se lui è vero, il vedo. Ma voi non un sol detto si volga questo Alfredo. Non un detto, non un detto.
questa donna conoscete? Di Violetta. Che facesse non sapete? Taci! Oh! Alma, più non ragiono, dona il perdono, più non avrò. Volea fuggirla, non ho potuto, dall'ira spinto, son qui venuto, orché lo sdegno ha disfogato, m'è sciagurato, rimorso no.
Prima del terzo atto di Traviata, vi leggo una lettera che ho trovato in un vecchissimo cassettone. Buonasera. Il mio nome è Violetta Valéry e mi si conosce più con il nome di Traviata. Appartengo a quella categoria di donne che non godono di una buona reputazione. Un proverbio dice che la buona reputazione sostituisce la camicia. Leggo che la forza di Traviata è di aver portato in scena un personaggio scabroso, ma io non sono scabrosa. Sono solo una piccola, dolce ragazza di vita. Mi chiamo Violetta perché ai miei tempi si usava molto parlare con i fiori. Era una cosa gentile e fragile, come me. Per fortuna mi ha musicata Verdi. Se era il signor Wagner, Alfredo mi avrebbe raccontato la storia dei suoi avi, dei suoi nonni, dei suoi zii, dei suoi padri e dopo 2 ore la sua. A me gli uomini che parlano troppo non piacciono. Io non sono abituata al vero amore, ma sono una donna romantica. Le sensazioni aiutano i sentimenti e una sola azione è più efficace di qualsiasi discorso. L'amore e il denaro sono come quelle persone che fingono di non conoscersi e si danno poi appuntamenti segreti. Già, poi ti dicono pure che sei una prostituta. Non è elegante la parola prostituta, per di più detta in casa mia. Meglio di puttana, certamente. Ma cocotte è più carino. Forse demi-mondaine non lo capisce nessuno. E nessuno sa quanto stringiamo i corpetti che dobbiamo portare con quelle stecche di balena che fanno anche piaghe nella pelle. Solo per essere belle per voi. E il freddo nelle nostre case? Con quel freddo non puoi che morire tisica. E infatti questa è stata la mia fine. Quante critiche poi hanno offeso il mio amato Alfredo. È stato chiamato stupido, tonto, se non direttamente fesso. Alfredo è un ragazzo di provincia, anche molto ingenuo, ma bravo. Non è da tutti, credetemi, aiutare noi prostitute, anche se di alto bordo. Il suo papà sì, è un uomo cinico, un po' noioso, detto tra noi di Provenza, è una pizza. Ma adesso, nella vostra epoca, ditemi, quale padre vorrebbe che suo figlio sposasse una prostituta? Che destino noi donne? Abbiamo il torto di voler essere felici ad ogni costo. Firmato Violetta Valéry. E adesso il terzo atto dell'opera.
tutto chiaro. Ma che pena, rosa mi fai? Da questo palpito, se io te mi imparo, senza desistere, che non potrei. Ma sono il vento, come trovato, credo che generi, ma non ho. Scorra l'affanno, donna dorata, a me perdone al genitor. Che ti perdonare, sono io, e sono morta mi rende. Oh, madame, l'angio mio, e più ti vedermi, potrà da te. Sorte!
dottore. Oh,
strano.